Terza vittoria di fila della FNCZ Rugby Rovigo Delta che espugna lo Zaffanella del Viadana. Buonasera e benvenuti a Rugby House, per cui ritorna il sorriso, un sorriso stabile, sicuro, in casa rosso-blu dopo le tre sconfitte, le tre vittorie che aprono a questo trittico di fronte a noi nelle prossime settimane, insomma, delle sfide sicuramente importanti che daranno anche un segnale dello stato della squadra di Umberto Casellato. Ma oggi con noi abbiamo uno che ruota attorno a Umberto Casellato, lo vive quotidianamente, per cui ci darà anche un sentore pratico di quello che sta succedendo. È ritornato a Rovigo dopo 8 anni circa in una veste diversa, più seria, più composta, sicuramente professionale. Davide Giazzon, ciao Davide, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Uno dei punti di queste settimane, delle riflessioni che sono state fatte è: ma vuoi vedere che Rovigo è un po' così perché gli manca il pubblico? Allora se andate a sentire il pubblico. Stefano Padoan, Le Posse. Buonasera, buonasera a tutti e grazie di avermi invitato. Grazie. È un piacere. Davide, a parte gli scherzi, vittoria Viadana, vinta, 3 punti, 18-15, una vittoria che comunque dice alla squadra che si sta rientrando nei binari opportuni. Sì, sapevamo sin dall'inizio che andare a giocare a Viadana sarebbe stata molto dura. La vittoria, anche se solo con dei calci di punizione senza mete, è una vittoria che ci dà morale, che fa sì che il nostro piano di gioco è stato rispettato, che tutti quanti hanno guadagnato qualcosa per arrivare a un risultato che ci eravamo prefissati, sia i tre quarti che la mischia, tutti insieme. Ecco, tutti insieme, Stefano, sta cosa del tutti insieme, manca una parte del tutti insieme però. Sì, manca questa, manca questa. Mancano molte cose, ci manca effettivamente questo momento del sabato o della domenica, in alcuni anni abbiamo fatto anche le domeniche, e ci manca molto, siamo vicini sempre comunque perché tra l'altro le statistiche dicono che il pubblico anche a livello di TV o Facebook o i vari portali in cui si guardano le partite, è sempre più numeroso quello che gravita attorno alla partita del Rovigo. E comunque la guardiamo, quindi siamo sul divano est. Qualcuno mi ha suggerito di dire siamo seduti sul divano est, i coriandoli in casa meglio no. Fumogeni ancora meno, quindi però il cuore è lì, è stata una bellissima vittoria a prescindere. Sono d'accordo con Davide che ci sono quando si va a giocare a Viadana, ma quando si va a giocare dappertutto i campi fuori, l'apporto del pubblico potrebbe essere quella spinta in più che farebbe piacere. Noi confidiamo in una zona bianca, quindi una zona aperta che ci mandi a sederci su questa bellissima tribuna che è lo stadio Battaglini. Ecco, se proprio non è la zona bianca, la zona franca, a noi va bene lo stesso. Insomma. Va bene. Davide, allora, se parli di Viadana, sì. Ovvio che magari le mete, come hai detto, non ci sono state, è anche vero che nella giornata in cui Calvisano perde a Mogliano, Calvisano a Viadana ha perso, bisogna anche ristabilire un po' gli equilibri e quei meccanismi che forse in altre stagioni sembravano più oliati. Può capitare veramente di tutto in questa stagione? Guarda, penso che... Noi a Piacenza, infatti, questo non volevo dire, ma credo che a tutte le squadre succedano dei momenti in un campionato che possono essere, chiamiamoli così, bui. Noi possiamo considerare magari la partita di Piacenza uno scivolone. Questo non vuol dire che Piacenza è una squadra che non è in grado di poter battere Rovigo, ma sicuramente è una squadra che ha dato grossi problemi a tutti e che noi purtroppo non siamo riusciti a battere per dei nostri, chiamiamoli così, errori individuali e collettivi. Ovviamente bravi a Piacenza. Questo speriamo che ci aiuti, ok, e che da lezione imparata di non fare ancora questo errore. Sì, hai detto bene, Calvisano ha perso a Viadana, noi abbiamo vinto con Viadana, abbiamo vinto col Calvisano, sono tutti scenari che si giocano domenica ogni domenica.
Sappiamo che quest'anno con il Covid può essere che si gioca, non si gioca, dobbiamo imparare a convivere, anche le situazioni di dover fare i tamponi, di dover dividerci gli allenamenti, suddividere proprio la palestra per riuscire a essere più diluiti possibili in caso di positività e qualsiasi cosa, stabilizzano un po' questi equilibri in una stagione normale, ma confido che la forza del gruppo poi è quella che veramente ci aiuterà. Stefano, un tifoso, anzi il tifoso rossoblù, come segue la partita? Tu parlavi di tribuna est. Incazzato, perché soprattutto in queste situazioni la Piacenza o anche mai la stessa Calvisano che abbiamo visto e sofferto in video, cioè io, vabbè, per mia abitudine comunque cioè mi muovo, cioè vivo come se fosse la partita dello stadio, ovviamente con abiti diversi in base, certo, alla stagione, però la sensazione o l'animo che tu hai è, credo che comunque è un attimino differente, però è differente perché c'è un pathos diverso, perché sicuramente la prima partita col Viadana all'andata, che abbiamo preso subito due mete, proprio parlando di Viadana, cioè ero in casetta a vedere la partita, è stato uno shock, quindi sono simili i momenti, ma l'unicità del live non la puoi togliere, insomma, ecco, la vivi perché sei tifoso, urli lo stesso, almeno nel mio caso, ma credo anche di poter parlare per molti altri, urli, ti incazzi e via dicendo, però diciamo l'unicità del live è unica, insomma, ecco, questa è. E poi credo che anche loro, sicuramente poi lui l'ha vissuto da giocatore, credo anche che uno stadio vuoto per chiunque possa essere una, soprattutto per chi ha giocato a Rovigo, chi gioca a Rovigo, possa essere una sensazione molto così, di stranezza. Un po' surreale sicuramente. Esatto, un po' surreale, ti abitui, perché ovviamente ci si abitua alle cose, però già vieni da tutto sto tamponamento, vieni da tutto sto gioco non gioco, arrivi e trovi uno stadio spoglio, credo che entrare nel mood della situazione sia un attimino, devono passare partite, perché tra l'altro questa condizione, diceva Stefano, oltre a penalizzare noi, aiuta molto gli altri. Sicuramente è una cosa che io ho provato da giocatore e anche da avversario, ok? Perché io credo che chiunque venga a giocare al Battaglini, a meno che non sia un ragazzo giovane, sa cosa vuol dire venire a giocare qua con il pubblico. Ovviamente venire a giocare, ahimè, con uno stadio vuoto sicuramente si livella molto, perché non hai nessuno che ti grida, o che ti incita, che quindi non hai magari quindi quella pressione che potresti avere in casa tua, ok? Quindi veramente gli avversari vengono un po' più tranquilli sicuramente. Quindi conta anche questo. Questo è un altro aspetto che è uscito nel tempo, tra l'altro non è stato un concetto che è stato subito evidenziato. Con l'andare del tempo, la ricerca è ma cosa c'è che non va, anche questo elemento è stato messo sul piatto. Può essere comunque sia una scusa, ma non la considero, cioè, devo usare questo termine di scusa, ma io credo che molti sono venuti anche a Rovigo come giocatori perché gli piace anche, al di là dell'ambiente, il terzo tempo, eccetera, eccetera, ma gli piace anche questo vivere dal primo minuto in cui fischia l'arbitro fino a fine partita e post partita. Quindi questo sicuramente ha portato molti giocatori a rimanere o venire anche per queste motivazioni. Insomma. Davide, entrando nello specifico della partita con Viadana, prima di vedere gli highlight, cosa è andato, cosa non è andato, proprio anche una fase poi di analisi post match, o cosa ci teniamo di buono, ecco? Bah, sicuramente la cosa più buona è il risultato, che era il nostro primo obiettivo. Credo ci sia stata
un buon rispetto e un buon equilibrio del nostro piano di gioco. Abbiamo sicuramente peccato in qualche errore individuale, ma che non, diciamo così, non ci terrorizza, non ci mette così tanta pressione, perché sono cose che possono succedere, come un uno contro uno, un passaggio sbagliato o qualche scelta, però anche questo fa parte del rugby. Sicuramente portiamo tante cose positive, iniziamo a fare del nostro gioco in attacco comunque delle cose molto buone. In mischia, in touche, siamo andati abbastanza bene anche a livello di drive e tutto, quindi penso che porteremo queste cose di positivo, e dobbiamo sicuramente lavorare sotto un aspetto difensivo, perché abbiamo preso due mete, però diciamo che siamo confidenti di poter risolvere questi piccoli errori per la prossima partita, insomma. Prendendo spunto da Davide, andiamo a vedere gli highlight dello Zaffanella, e a ruota arriva anche l'approfondimento tecnico di Paul Aroux. Buon pomeriggio, benvenuti allo stadio Zaffanella di Viadana, decimo turno del Peroni Top 10. Prima giornata di ritorno, la FMCZ Rugby Rovigo Delta, alla sinistra dei vostri teleschermi, sfida il Rugby Viadana. Jack Nicotera e Ceballos perde il piede d'appoggio, non riesce a centrare i pali. Occasione per andare a leggere quella che è la formazione Udine, L'Aquila, Medici, poi Viadana. Ancora buona la pressione da parte del Rovigo. Viadana probabilmente partirà con un piede. Skinky Rimini invece a trovare un angolo migliore, essendo mancino il calciatore viadanese. Alla Lilo, il tongano va a attaccare Rovigo in questo senso e trova un ottimo calcio di punizione. Grande consistenza fisica per lui. E arrivano i primi tre punti. Non può far altro che impattare. Praticamente tre minuti dopo il Rovigo. Calcio di seconda. Adesso la pressione di Jack Nicotera su Upperley. Rovigo in questo momento non ci ha creduto di questa scelta. Con Uncini, Cioffi e Bacchetti sulla destra. Vediamo cosa decide di fare. Prova ad andare lui. Prova nel traffico. Adesso la palla è lì, a disposizione. Citton tarda quell'attimo. Matteo Ferro prova a uscire dal frontale. Skinky Rimini. Giant serve assistenza. C'è un vantaggio. Parte il Rovigo con Matteo Canali, attore protagonista della sfida. Prende la rincorsa il 29enne di Padova. Gregorio comunicare con i suoi. Adesso è il momento di Skinky Rimini. Il 21enne Fermano, pronto Grassi a ricevere, in realtà no, e alla Lilo, il tongano, la palla arriva per Ceballos, attenzione fuori, la palla arriva a Ciofani, potrebbe segnare, c'è la meta del Viadana, cerca altri due punti, troppo stretta la trasformazione, Ceballos, Casado Sandri, Viadana che si riorganizza. E stavolta un altro tenuto in campionato, l'unica alla guizza contro il Petrarca. Sulle bandierine, Giant lassù. E si gioca veloce, o meglio, si gioca non tanto veloce, ma era un buon movimento. Un movimento che aveva dato soddisfazione a Pippo Cadorini contro Colorno. Menetti Ippolito lì per Diego Antl, non si toglie il giocatore del Viadana, la palla però utilizzata da Edoardo Lubian, ancora stesso problema, ecco il vantaggio, interessante il drop di Andrea Menetti Ippolito, ci ha battato purtroppo, ma questa opportunità però di allungare per Rovigo, nel proprio assetto, questa nuova esperienza del coach Fernandez, che ha sito Jimenez per quanto riguarda la guida tecnica, però giocatori anche di origine toscana, ex Medice, i Cosi, dicevamo, Sassi, Schiavon, insomma, Menniti. Adesso riceve da Anto, ritorniamo sul match con Cioffi, può liberare Bacchetti che riesce ad andare oltre Upperley. Lo stesso Panizzi, ancora Antl, non trova l'attimo buono per innescare la corsa dei propri compagni.
Uncini, Denti, bravo lì ad aspettare e poi attaccare. La palla però a disposizione con Meneti. Polito, subito a saltare con Ruggeri, la corsa del Comasco ancora una volta sull'out di destra, far danni il numero 7 rosso-blu, numero 6 rosso-blu, scusate. Mantovani con vantaggio Rovigo. Una palla lì, forse Uncini, vediamo se prova lui. Va oltre. Prende la rincorsa il numero 10 di Rubano. Sulle bandierine. Andiamo al lancio di Pippo Cadorini, Canali lassù, ancora. Cosi lo prende anche durante il volo al limite. Cadorini si va a prendere il pallone, arriva anche Edoardo Lubien a trovare spazio, a trovare forza, a trovare inerzia. Cade, calcio di punizione, ancora la disciplina. Potrebbe partire lì Citton, lui a gambe, Bacchetti pure, vediamo un 2 contro 1. In realtà non è riuscito a dare il là e non è riuscito a trovare lo spazio giusto. Meniti Polito adesso lì con un bel break in mezzo, c'era un corridoio interessante che non è riuscito a sfruttare la FMCZ Rugby Rovigo Delta. Ancora vantaggio, ancora Bacchetti, ancora scaraventato indietro con Ribaldi che se la prende con Michelone Mantovani. Gli step di Cioffi, palla persa, si torna sul punto precedente. Meniti Polito si prende il proprio tempo, la rincorsa in fila l'H, Rovigo lunga. Rovigo allunga. Rovigo si deve immolare per non dare ossigeno al Viadana. Non semplice questa situazione. I pick and goal attorno al raggruppamento. Aspetti difficilissimi anche da difendere. È la meta del Viadana. Con Ferrarini che si appresta alla trasformazione. Che arriva in maniera puntuale. Hold it, dice Giant. Tenetela lì e avanzate. Tenetela lì e avanzate. Calcio di punizione fuori della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Vuole dare questo segnale. Non riesce ad averlo. Finisce la partita con la vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta per 18 a 15. In ogni partita ci sono più o meno 200 raggruppamenti che si chiama RAC. Quindi per evitare tanti calci contro, il giocatore che entra nel raggruppamento deve entrare in modo correttamente, rimanendo in piedi. Il giocatore di Viadana è corretto, è rimasto in piedi con la spinta in avanzamento. Qua vediamo numero 2 di Rovigo che lascia che il portatore di palla va per terra, mette le mani sulla palla, rimane in piedi, quindi un gesto tecnico corretto. Una cosa interessante è il numero 9 di Rovigo che va a dare sostegno al suo giocatore per tenerlo in piedi, per non farlo cadere in avanti. Di nuovo il prossimo clip, un altro giocatore di Rovigo che lascia il portatore che va per terra, mette le mani sulla palla, gesto proprio corretto questo, calcio a favore. Comunque anche in attacco, il giocatore in sostegno del portatore deve rimanere in piedi. Qua il Viadana prende un calcio contro perché i giocatori non rimangono proprio in piedi, ma si tuffano oltre la palla. In questo modo loro tengono la palla lontano dall'avversario, ma non è un gesto tecnico corretto e potevano essere puniti forse anche di più durante questa partita. In questo clip si vede chiaramente un giocatore in ginocchio sopra la palla e spesso si sono anche tuffato oltre la palla per proteggere la palla. Questo è sicuramente un gesto tecnico dove Viadana deve migliorare per non prendere più calci contro. Lasciato alle spalle il match di Viadana, fra due giorni al Battaglini arriva Mogliano. Mogliano, diciamo prima Davide, tanto tua ex ultima squadra da giocatore, tra l'altro, no? Certo. Se non ricordo male. E vittorioso su Calvisano, una partita d'altri tempi, qualcuno ha detto ma avete visto il campo? Ho detto sì, mi ricorda molto un campo che abbiamo avuto noi l'anno scorso qui. Però insomma una vittoria proprio di carattere, di certo, voglia, forse che rappresenta anche un po' l'allenatore. Sì, sicuramente. Sicuramente una partita che finisce 6-3 è una battaglia. È anacronistica quasi. È una battaglia. Anche quasi difficile per un cronista come te trovare i numeri perché lì tutti sporchi. Sì, è stata una battaglia e abbiamo analizzato ovviamente i nostri avversari di sabato. Verranno qua col coltello tra i denti. È così, ogni punto di incontro sarà una battaglia, ogni mischia, ogni touche, tutto. Proveranno a dimostrare che la vittoria che hanno avuto in casa contro Calvisano non sia un solo episodio, ma
faranno di tutto per venire qui al Battagliani, al Battaglini e provare a vincere. E questo è quello che noi ci aspettiamo. Ovviamente la stiamo preparando al meglio, come fosse una finale, perché per noi sono tutte finali, perché dobbiamo dimostrare che Rugby Rovigo deve arrivare sempre in alto. Ogni weekend deve essere per noi una finale. Stefano Tato, parlavamo di Salvo Costanzo, ma c'è anche un biondino che abita a Boara che qua ha fatto Un qualche bravo ragazzo, Stefano, bravo ragazzo. Sarebbe stata la partita da vedere. vero. Questa qua, perché qua effettivamente, ma anche per loro, perché ricordo sempre le mani alzate per incitare il pubblico di Stefano, gli applausi di Costanzo verso di noi, che comunque finita le partite ci onorava, perché comunque alla fine, al di là di tutto, il pubblico di Rovigo è sempre, diciamo, corretto, e anche se scivolano qualche volta delle goliardate in epiteti un po' carichi, però diciamo gli piace a tutti a sentire questo calore che trasmettiamo sui giocatori in campo, sia ovviamente i nostri pupilli che anche gli avversari, perché se hanno giocato bene, hanno praticamente meritato la presenza in campo, noi li onoriamo di un bel applauso. È Sai, sempre stato di così. questo aspetto, Stefano, è interessante perché negli ultimi anni, no, c'è questa sorta di rispetto che arriva dai protagonisti, soprattutto credo di Calvisano in primis. Diciamo che col Petrarca ancora non riusciamo a trovare un punto d'incontro. Sono 70 anni che ci proviamo, ma non ce la Morelli è facciamo. uno di quelli, cioè, Morelli, ma penso anche Guidi, anche penso Guidi, lo stesso Guidi, vabbè, certo, da Fiamme a qua, lo stesso insomma. Cioè. Costanzo hanno sempre tirato fuori questo aspetto, diciamo che, insomma, di questa atmosfera, ma anche questa signorilità, Certo. a prescindere dal risultato, a prescindere da tutto. Costanzo, ovviamente, insomma, come te, è un grande esperto di mischia, è un giocatore che contro di noi ha sempre, insomma, messo un po' di problemi al nostro pacchetto, è un giocatore carismatico. Secondo te, come imposterà la partita? Hai detto la parola giusta, carismatico, quindi l'aspetto attitudinale credo sarà fondamentale. Ovviamente lui ci avrà studiato, come Stefano, avrà studiato i tre quarti, penso troverà, anzi spero non trovi delle soluzioni alla nostra mischia, ma sicuramente darà loro delle informazioni, degli input su quello che possono vedere al video. Ovviamente parlo della partita dell'andata, è stata un po' così, chiamiamola, falsata, perché loro arrivavano da un lungo stop, era la loro prima partita di campionato, hanno avuto due stop per problemi di Covid non dovuti a loro e quindi degli equilibri sono venuti a mancare. Penso che Mogliano abbia veramente una buona mischia. Non so ovviamente chi giocherà, ma se Buonfiglio, che è il permite alle zebre, ci sarà, Longhi ci saranno, veramente un pacchetto interessante davanti. Ma questo, anche Favretto, sì, non lo so, ovviamente adesso vedremo cosa uscirà sui giornali domani, ma a noi ci dà quel qualcosa in più per dimostrare che comunque noi siamo la mischia del Rugby Rovigo e che dobbiamo mettere sotto tutti quanti, ovvio. Poi la battaglia della mischia si sa che può essere condizionata magari da un terreno di gioco un po' pesante, può essere anche magari a un 50-50 da una direzione arbitrale, questo perché purtroppo ci sono degli equilibri che poi vanno stabiliti, ma credo che lì sarà la prima battaglia, sono sicuro. Tra l'altro parlavi di sfide, nominavi dei giocatori, Stefano, anche tu, no? Favretto, Longhi. È interessante anche capire un po' la sfida nella sfida, è vero che giocano due squadre, gioca Rovigo, gioca Mogliano, ma Mogliano ha dentro di sé un pool di giocatori che gravitano attorno, diciamo, al mondo celtico, alla nazionale, che magari anche qualche atleta nostro meriterebbe o ambisce? Può essere una sfida nella sfida? Ma sicuramente
Avranno tanti gli occhi puntati su di noi, credo sarà il big match del weekend. Noi abbiamo Nico Tera, abbiamo Canali, abbiamo Ruggeri che sono già nell'orbita di Treviso. Loro, come dicevo, hanno Lucchesi, che non so se ci sarà perché ovviamente è convocato con la nazionale maggiore, come Favretto, come Longhi, come Bonfiglio con le Zebre. Ma oltre a loro, sicuramente hanno un altro giocatore, Brian Ormson, che è veramente un leader, che gestisce tutto quanto. Ferraro, un buon tronatore, un po' Derbyshire, cioè hanno veramente dei buoni giocatori. C'è un Quindi. po' di Sandonà, c'è Sì, c'è qualche pezzo di sicuramente. Sandonà che è venuto lì, quindi C'è sempre. anche una componente, no? Che è un rischio da un lato, perché se è Treviso non ce l'hai tu, ma se ce l'hai tu sicuramente dà ancora più spessore a Certo, quello che stai facendo. sicuramente. Ecco, allora, è interessante qui adesso andare a sentire l'humus che arrivano dagli altri campi, poi rientriamo un po' perché so che Stefano ha un'iniziativa particolare e mi piacerebbe avere anche qualche altra, diciamo, notizia dal Davide allenatore. Dopo le 9 mete subite nel derby contro le Fiamme Oro e i 0 punti in classifica raccolti fino a questo momento, per la Lazio è davvero arrivato il momento di alzare la testa. Compito davvero non facile, considerando che sabato a Roma arriva il Petrarca Padova, una delle squadre più in forma di questo campionato, sicuramente una pretendente al titolo finale e una delle squadre con la difesa più coriacea di questo campionato. La speranza per Pratichetti è che si svuoti un po' l'infermeria e che il tecnico romano riesca a trovare qualche giocatore di qualità, come Duca e Riccioli, per citare i più esperti, o ad esempio il giovane Umberto Marocchi, ex nazionale under 20. L'appuntamento, come sempre a porte chiuse, è per sabato alle 15 all'Acqua Cetosa. Seconda di ritorno al Mirabello di Reggio Emilia, dove il 15 del Vallo Rugby, secondo in classifica, attende un Rugby Viadana attualmente al settimo posto in graduatoria. Obiettivi e rosa giocatori ben diversi quest'anno per le due squadre, che però sono certo daranno vita a un incontro combattuto. Se il Vallo Rugby è reduce dalla buona vittoria nel derby emiliano sul Colorno, successo maturato nel secondo tempo quando i diavoli hanno messo sotto i biancorossi con il PAC, il Viadana arriva dalla sconfitta interna con il Rovigo primo in classifica. A fare da ago della bilancia, anche stavolta, è stato il pacchetto di Mischia, che ha subito troppo il peso dei rodigini. Sarà proprio con la Mischia che l'allenatore del Vallo Rugby Roberto Manghi vorrà rimarcare la supremazia sui Mantovani, e quindi pronto a dar peso nei primi 8 uomini Alessandro Devaudière, ex di turno passato in estate da Viadana al Vallo Rugby. Un passato allo Zaffanella anche per le due altre seconde linee reggiane, Filippo Gerosa ed Edoardo Ruffolo. Nei tre quarti, a completare la lista degli ex, il mediano Leonardo Bacchi. Un terreno in buone condizioni potrebbe prediligere maggiormente il gioco dei tre quarti del Vallo Rugby. Un gioco gestito da un ispiratissimo Lucio Rodriguez. Vallo Rugby Emilia, Rugby Viadana, è in programma sabato 30 gennaio alle ore 14:30. Arbitra l'internazionale Marius Metrea, coadiuvato dagli assistenti di linea Elia Rizzo e Filippo Bertelli. Ho il cellulare in mano perché ci sono le domande per Davide. Francesco, ciao Davide, volevo solo farti i complimenti per l'ottimo lavoro che stai facendo con i ragazzi della Mischia, che oggi il reparto ci sta dando veramente una grossa mano ad ogni partita. Volevo inoltre farti una domanda: ma è vero che per i tifosi rodigini, appassionati di carp fishing, presentando l'abbonamento Rugby Rovigo Delta al negozio Magic Angler, riceveranno in omaggio un pod B-tubo della Daico? Francesco. Francesco, posso dirti che non riceverai in omaggio un Daico B-tubo, ma se vieni con l'abbigliamento da Rugby Rovigo ti farò un piccolo sconticino, non di più però, dai, scherzo, scherzo. Avrai un super sconto, ovviamente, se ti Ecco, sposo. cos'è sta roba? Allora, ovviamente, chiamiamolo così un po' volgarmente, un attrezzo portacanne, Ok. ok? Sì, che parlavamo dei sensori, Certo. ok? Lì è praticamente un, chiamano così, proprio un portacanne B-tubo, sembra quasi un'astronave, una roba strana. Non è un porta rubasiene, No, non è un B-turbo. portarubasiene, no. Diciamo che ti fa prendere i pesci da solo, dai. Oh, ok. Ti addormenta.
Senti, puoi godere. Ma sei esperto anche tu? No, no, ma io magari girando quando correvo a piedi vedevo lungo. Diciamo che ti puoi godere la tua birretta, ti puoi godere il sole, e quindi aspetti che i pesci mangiano, lì lo prendi. Massima resa, poco sforzo. Allora, bisogna andare un po' più dentro la questione. Dovete sapere che con tutta la milionaria carriera che ha fatto Davide Giazzon dopo Rovigo, a fine carriera ha aperto un negozio di pesca, giusto, certo, no? Giusto, no? Sì. No, perché magari tanti dicono negozio di pesca, pensano che vendo anche il pesce, ma in verità vendo solo articoli di pesca sportiva. Beh, giusto, corretto. E quindi, insomma, se avete bisogno di una rubasiena, non è vero, non le tiene, mi ha mutualizzato una roba. Posso tenerle su richiesta, ovviamente, da buon commerciante. Con l'abbonamento Rugby Rovigo. Fabio, andremo anche bene con le mischie, ma se ci vengono a mancare le trasformazioni di Manny, non la sfangavamo l'ultima partita. Può succedere un errore. Può succedere, perfetto. Un errore ai pali può succedere. Allora, questa è bella. Massimo, ti sei pentito quando da giocatore sei andato via e sei tornato anche per quello? Allora. C'era un conto in sospeso, bellissima questa domanda. No. Allora, quando sono andato via, non sono andato via per andare in un altro club di eccellenza, ma sono andato per provare l'esperienza celtica. E già nel primo anno che era Rugby Rovigo ho avuto l'onore, il piacere di andare come parent player agli Aironi e ho avuto veramente la fortuna di entrare nella franchigia delle Zebre, che poi ringrazierò sempre Rovigo perché nella fine stagione sono entrato nell'orbita della Nazionale Maggiore, io ho fatto la mia prima tournée tra il passaggio Rovigo-Zebre, quindi la Rugby Rovigo è quella che mi ha lanciato anche nella mia carriera internazionale, l'ho fatto solo esclusivamente per quello. Ma c'era qualcosa di sospeso secondo te oppure no? Diciamo che Rovigo mi è rimasta sempre nel cuore, un po' per delle affettività con i tifosi, con la città, con i ragazzi, beh, insomma sai, con Bach e tutti certo. I ragazzi lì. Appena ho avuto la possibilità di poter tornare, quando Umberto mi ha chiamato, mi ha detto già sarei che c'è la possibilità, scusate il dialetto, vieni tu, arrivo, non ci ho messo un secondo a dire di sì, perché poi parliamoci chiaro, cioè io lo dico così, non c'è un posto meglio di Rovigo per respirare rugby e lavorare rugby, quindi veramente non ci ho messo un secondo. E questo aspetto, no? Tu in realtà hai un'eredità pesante, perché comunque prendi il posto di Chino Properzi, non certo. Era semplice da gestire. Lo so, però penso di essere, non so se è magari il termine giusto, masochista, ma le sfide mi piacciono e quindi riuscire a portare avanti un lavoro che Chino, uomo di esperienza e di mischia, ha fatto qui a Rovigo, era sicuramente difficile. Oppure poteva essere molto facile perché aveva già fatto un buon lavoro. Però mantenere poi non è sempre semplice, perché una macchina quando va poi bisogna farla andare, perché magari c'è una curva, una discesa, uno stop, bisogna saperla far andare. Io sono riuscito con la base della mischia dell'anno scorso legare i giocatori nuovi, metterci qualcosa di mio ovviamente, penso che gli esperti con occhio clinico l'hanno visto, ma quello che voglio dai ragazzi, okay, è che loro imparino dai loro errori e lavorare nel dettaglio, che è quello che ad alto livello farà la differenza. Non solo a soffermarci nella mischia chiusa, ma proprio nel loro vissuto di giocatore, perché io dico sempre che la mischia, sì, è il nostro punto di gioco, ma poi in campo bisogna anche correre e lavorare. E come hai trovato? Nel senso, quali sono stati gli aspetti che ti hanno colpito maggiormente in questi primi mesi, lavorando con dei ragazzi che sono anche cambiati, abbiamo anche dei nuovi profili che stanno crescendo, sono cambiati i destri, insomma... Sì, sì. Badia, cioè, sì, appunto. E sta facendo, ti dico, io l'ho visto a Badia, mostruoso. Poco, ma sta facendo un lavoro esagerato, cioè, e come lo stesso Pomaro sabato, le ultime mischie, cioè, li hanno pestati duro, cioè,
E dietro non c'era Mianda, cioè, c'era Lubian, insomma, si era un po', però anche lo stesso Mantovani, giusto? Sì, Perché Mantovani, chiaro, chiaro. Michele, anche lui, cioè, ha dato il suo contributo. Cioè, i primi otto stai facendo, complimenti che stai facendo un ottimo lavoro, insomma. No, guarda, Stefano, grazie, ovviamente grazie, ma È l'abitubo che No, ti faccio uno la scontricino. postura, no, pensavo che vendessi i fumogeni, per cui ti... Possiamo procurare anche quello. Ok. No, comunque, veramente voglio fare un complimento ai ragazzi, perché se riusciamo a crescere ogni settimana è perché loro ci mettono sempre qualcosa in più. La concorrenza ci fa bene. Siamo forti veramente in tutti i reparti, ok? Perché hai detto bene, Mitianda contro Mantovani, se li metto a confronto sono dei bei puli. Prendo Ferro e Canali, sono dei bei muli. Metto Ruggeri e metto dall'altra parte Lubian, due placcatori, due lavoratori assurdi. Metto Brandolini e Swanepoel, due destri, così. Metto Leccioli, ragazzi, c'è un ragazzo che, come dicevi te, Stefano, viene da Badia, sta facendo veramente un salto di qualità mostruoso. Mi permetto di fare questo piccolo così, fuori, diciamo fuori dagli schemi, facciamo sempre delle statistiche e i ragazzi della prima linea sabato hanno fatto un lavoro immane. Penso che Leccioli ha fatto 10 placcaggi. 8 portatori di palla, un sacco di quelli che mettiamoli così, hanno fatto il 32% totale del lavoro di domenica, ragazzi della prima linea. Quindi non si fermano solo lì a fare la mischia e spingersi, lavorano. Quindi siamo tutti molto contenti. Questo vuol dire che è solo la prima linea, perché una mischia è fatta di 8. Uno contro 8 non potrà mai vincere. Sai che abbiamo sempre questi confronti, intanto. Quando uno esce un po' dallo schema non aiuta perché la battaglia in mischia si vince in otto, non si vince da soli. Se dobbiamo stringerlo come concetto, diventi un fenomeno nel contesto, da solo non puoi Ma solo fare poi niente. niente. Stefano, che Davide ereditiamo? Senti come parla bene, senti che il passato nazionale l'hanno instradato, l'hanno costruito nel parlare bene, dire le cose come stanno. Ha un futuro. Ha un futuro. Ha detto che devi farti lavorare, eh? Noi ce li andiamo troppo bene. Quante canne mi dai? Detto così è brutta, eh? Detto così è brutta. Quanti strumenti da pesca? Com'è andare dall'altra parte, Davide? So che oggi ti sei allenato e Sì, dici, ma perché l'ho fatto? Però va bene così. no, ma è dura. Allora, è dura in senso. Abituato ad un confronto settimanale fisico, emotivo e mettiamo così emozionale anche a livello di campo, trovarti a non poter sfogare certi momenti è dura, però svegliarti la domenica mattina senza una botta è molto, molto bello. Sì, eh? Sì, diciamo anche perché sai com'è, facciamo un ruolo un po' così delicato tra spalle, collo, schiena, da risentivo. Però mi piace, perché mi piace. Ho la fortuna di aver avuto alle spalle dei bravissimi allenatori. Chi è che ti ha lasciato di più? Personalmente, o ti senti più vicino? Ognuno mi ha dato qualcosa, perché ogni allenatore dà qualcosa, ma non solo nello specifico della mischia, ma proprio ognuno ti dà quella nozione in più, anche quell'aspetto motivazionale, caratteriale, ti sprona a fare qualcosa. Ho imparato tanto, tanto dai giocatori più vecchi vicini, ne cito uno. I primi anni che io ero a Parma, che era Jimmy Fontana, Germano Fontana. Sì. Sì, lui mi ricordo ancora, ma forse oggi mi fa la prima mischia, Jazz, tu non devi alzare il piede, se alzi un piede è come fossimo un uomo in meno. Quindi argentino puro sangue. Hai capito? Sì, ma loro E contro. quando poi sono venuto qui a Rovigo, con Luke ci confrontavamo sempre, lui mi dava delle nozioni sue, ok, lui mi fa Jazz, noi dobbiamo portare avanti questi ragazzi, perché
dobbiamo condurli, quindi quello che facciamo noi loro ci seguono, anche questa è una motivazione, quindi tu devi dare sempre qualcosa. Okay. Quando sono andato alle Zebre, il primo pilone forte di livello che, diciamo, sia carismatico e a livello di tecnico-tattico è Totò Perugini. Lì mi ha detto: già, se c'è un problema tu vieni con me, lo risolviamo insieme. Poi ho avuto la fortuna ad avere magari Totò, il Barone, Castro, e ognuno di loro mi ha insegnato qualcosa. Questo vuol dire tanto nel bagaglio di un giocatore, e tutte queste cose io adesso sto cercando di trasmetterle ai ragazzi, sia emotivamente che tecnicamente. Sono giorni in cui un tuo ex compagno, collega, avversario ha detto basta. Ho visto un post particolare da parte tua, sicuramente condivide lo stesso ruolo, hai menzionato Luke, Fontana, cioè ha fatto una carriera speciale. Cosa ti ha lasciato? Ah, guarda, come ho scritto sui social, infatti le parole che ho usato è avversario, compagno, amico. È ovvio che quando io ero alle Zebre e lui era a Treviso, bisogna guadagnarsi il posto. Ho avuto la fortuna un anno al mio, forse primo derby, no, secondo derby a Parma, a essere man of the match. E quindi per me è stata una grossa soddisfazione, anche perché lì eravamo compagni e avversari anche in nazionale. Però con Ghira abbiamo un buonissimo rapporto, ci sentiamo spesso, e quando giocavamo insieme c'era un rispetto reciproco e ci si aiutava uno con l'altro, perché l'obiettivo comune era quello di avere la maglia azzurra. Non importava che partisse lui o partissi io, l'importante era quello che noi davamo per la maglia azzurra. E quindi massimo rispetto per la sua grandissima carriera. Ecco, si parla di sostegno, si parla di aiuto, si parla di... Le posse cos'hanno? Le posse cos'hanno? Le posse dovrebbero, quando siamo al campo, devono, fanno il loro tifo, il loro incitamento. Oggi lo stadio è vuoto, noi vorremmo riempirlo, nel senso che vorremmo fare qualcosa che faccia sentire a loro qualcosa di importante. E noi stiamo studiando una sorta di coreografia, di qualcosa da mettere all'interno dello stadio in modo da riempire questo vuoto. Io lo chiamo, chiameremo questa iniziativa crowdfunding di riempimento di vuoto. Così l'ho passata al momento. Quello che chiediamo noi, non voglio svelare molte cose, ci serve un piccolo sostegno, come dicevamo prima con Andrea, basta un piccolo gesto. Io lo faccio subito. Basta un piccolo gesto, anche un euro da mettere in questa scatola che troverete al Paradise, giusto? Quindi potrete passare negli orari in cui andrete a prendervi un caffè da asporto in questo momento, potrete lasciare voi tifosi, soci posse, eccetera, nella cassetta un contributo, fra 10 giorni, 15, vedrete il risultato di questa iniziativa. Non voglio svelare altro, siate fiduciosi che come abbiamo fatto coreografie d'impatto nel tempo in questo stadio, la faremo anche in questo momento senza la presenza di pubblico, ma voi ci sarete contribuente nella creazione di questa coreografia. Grazie a tutti, grazie anche di questo momento che mi hai concesso di fare, perché vogliamo che questa assenza possa diventare presenza, se non altro nel nostro stadio, con qualcosa che rimane là. Se mi permetti, ricordo io il luogo in cui trovare questa cassetta, in cui contribuire alla questa coreografia speciale che le poste, i tifosi rossoblù vogliono fare ai ragazzi. È il caffè Paradise, Viale Costituzione, praticamente di fronte ai campi del Battaglini. La troverete la cassetta e potete lasciare il vostro contributo.
Quindi Stefano, se mi permetti, volevo ricordare dove possono trovare la cassetta per contribuire a questa speciale iniziativa, al distributore Agip, Viale Porta Po a Rovigo. Praticamente ci sarà questa opportunità, sfruttatela, sfruttiamola, insomma, creiamo qualcosa di speciale in un momento così particolare. Insomma, penso che sia anche ottimale festeggiare le 1000, magari, quello dici, no? Sì, non sveliamo troppe cose. Le 1003, le 1004, 1005, mettiamo, vediamo quello che è. Fa parte dei 1000, tu non lo sai. Yes. L'ho firmato. Garibaldi, adesso Garibaldi erano 1000, giusto? Certo. La barba, sai, sta guardando la stessa barba rossa, quindi potrebbe essere. Allora, facciamo una cosa, sperando che arrivi la zona bianca, la zona franca, insomma, ci interessa che aprano lo stadio il prima possibile, ovviamente che la situazione in generale stia migliorando come sta andando avanti adesso. Ricordiamo che fra 2 giorni Rovigo gioca in casa col Mogliano, ne abbiamo parlato, una sfida importante, Costanzo, Basson, Vittoria Calvisano, insomma un sacco di contenuti. Speriamo, insomma, che si possa vivere al meglio questa esperienza dal vostro divano est o dalla vostra poltrona ovest, conta poco, l'importante è avere il sostegno anche in maniera digitale e anche attraverso queste iniziative, no Stefano? Ok. Bene, dimmi. Grazie. Grazie a te. Io, diciamo, come te attendo di poter tagliare anche nelle trasferte una fetta di porchetta per Davide. Quindi non solo in casa, ma anche nelle nostre famose trasferte. A presto. Grazie Stefano, grazie mille. Volevo, Andrea, se mi permetti, ringraziare Stefano e tutti i tifosi delle Posse, perché noi come gruppo squadra ogni tanto riceviamo dei messaggi da voi che ci gira Antonio Romeo e qualcuno dei ragazzi ci manda sui social, quindi sentiamo molto il vostro aiuto e la vostra carica, purtroppo dobbiamo solo scrivere in questo ma credimi, quando noi li vediamo nel gruppo e li mettiamo nel gruppo squadra, noi ci fa tanto piacere. Okay. So che voi mandate dei video, montate dei video, e quindi sappiamo quanto voi ci teniate a noi, e noi cerchiamo veramente ogni settimana di dare il meglio, perché noi giochiamo per la città e il rugby Rovigo. Okay, quindi volevo sottolineare questo. Grazie. E porta i miei saluti a tutti quanti, visto che li vedrai più di me. E ringrazio, sì. Ringrazio Andrea, stai attento che ti ruberò il lavoro tra un po'. Quindi anch'io sono passato di pesca. Se vuoi facciamo un cambio. Volendo. Io mangio. Va bene, porta la porchetta. Grazie a tutti. Tempo è finito, tra 2 giorni contro Mogliano, poi rientriamo settimana prossima, martedì la partita, giovedì rugby house, da qui fino al 30 maggio. Buonanotte.